Mezzanotte e 9 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con l'economia, è arrivato subito dopo le 22, era atteso il giudizio sul nostro debito pubblico dell'agenzia di rating Fitch. Rimane BBB, ma c'è una retrocessione dell'outlook che passa a negativo. Pesa su questo giudizio il debito pubblico, ma anche ci sono delle motivazioni politiche come le differenze tra i partner del governo, le promesse che sono state fatte dal governo che vanno in direzione contraria al debito, alla riduzione del debito. Inoltre per l'agenzia sarebbero possibili addirittura elezioni anticipate il prossimo anno. Viene considerato elemento di rischio anche se per Fitch non è possibile un'uscita dell'Italia dall'euro, l'euroscetticismo. Da Palazzo Chigi è arrivata una prima risposta. Siamo sicuri che dopo la pubblicazione del documento Economia e Finanza, che prevede la riduzione del debito, la valutazione tornerà positiva, ma intanto restano molte incognite. Il PIL è debole, lo spread anche per la questione dei dazi ha toccato quota 290, i dati Istat sul lavoro non sono buoni. C'è stata una riduzione di 28.000 occupati ed un aumento del popolo degli inattivi a luglio, 89.000 persone. Queste sono le ultime sull'economia, adesso ci occupiamo di cronaca giudiziaria collegata sempre alla gestione dei centri d'accoglienza per i migranti. È scoppiata una nuova polemica in Veneto, è coinvolta l'ex prefetta di Padova, vediamo il servizio. Come dicevo. Chi mi attacca vuole mettere in cattiva luce l'istituzione prefettizia che mi onoro di rappresentare. Si difende così l'ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, da chi ora l'attacca per alcune frasi intercettate risalenti al 2016 e 2017 nel corso di una telefonata con il suo vice Pasquale Aversa, indagato nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione degli hub veneti. Durante quella conversazione, in riferimento ai migranti, il prefetto, che non è indagata, diceva: anche se andiamo a metterli da qualche parte dove non possiamo, qualche cosa la dobbiamo pure fare, e poi dobbiamo fare schifezze, Pasqua, schifezze, noi ci dobbiamo salvare, Pasqua, e ancora è vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare? Sono state estrapolate e pubblicate frasi completamente decontestualizzate. Sono amareggiata ma completamente certa della correttezza del mio comportamento, spiega Patrizia Impresa. Intanto il vice premier Salvini attacca. Il governo di centrosinistra negava l'emergenza sbarchi ma poi scaricava il problema sui prefetti. Invece di attaccare come sempre il PD, che non c'entra proprio niente, rispondono dal Nazareno, Salvini smetta di fare propaganda elettorale e faccia per una volta il suo mestiere. Comunque il ministro dell'interno non parla di dimissioni del prefetto Impresa, lo fa invece Forza Italia. L'inchiesta sul crollo del ponte di Genova, c'è un nuovo video a disposizione dei magistrati, vediamo. La telecamera fissa di un'azienda ha ripreso esattamente il momento del crollo del ponte Morandi il 14 agosto scorso. Spunta un nuovo video del disastro di Genova, utile alle indagini e già nelle mani degli inquirenti, che non lo diffondono. Il motivo lo spiega il procuratore Francesco Cozzi. Se i vari testimoni oculari che stiamo sentendo le vedessero, rischierebbero di raccontarci una versione inquinata di come sono andate esattamente le cose. La procura indaga anche sul blackout registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di Ponte Morandi, per accertare che non vi siano state eventuali manomissioni delle riprese dopo il crollo. Prosegue intanto il braccio di ferro tra la società Autostrade e il Ministero per le Infrastrutture. Oggi il Consiglio di Amministrazione della società che gestisce la rete autostradale, con un comunicato, ha confermato di aver rispettato gli obblighi relativi alla concessione. Una risposta alla lettera del Ministero guidato da Danilo Toninelli, datata 16 agosto, con la quale si avviava la procedura per la decadenza della concessione. Il governo ha replicato con sarcasmo attraverso il vice premier Di Maio. Me la sono riletta tutta attentamente, ha scritto. Far crollare il ponte e causare 43 morti non era nel contratto. Consiglio ad Autostrade di tacere. È incredibile sentir parlare Autostrade di puntuale adempimento degli obblighi. Dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio, siamo all'indecenza, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il calcio, anticipi della seconda giornata, Milan-Roma è finita 2-1. Vediamo.
Milan al fotofinish e Roma KO. La grande risposta voluta da Di Francesco arriva invece dalla squadra di Gattuso, che prende immediatamente l'iniziativa. Idee chiare, manovra fluida e la stessa personalità vista per un'ora anche sabato scorso nella sconfitta di Napoli. La pressione rossonera crea problemi alla difesa a tre dei giallorossi, ermetica al centro ma vulnerabile sulle fasce. E proprio da uno spunto di Rodriguez sulla sinistra nasce il vantaggio di Kessié, che a 5 minuti dal riposo fa esultare San Siro. Nella ripresa la Roma corre ai ripari, dentro El Shaarawy per Marcano e successivo cambio di modulo. Il 4-2-3-1 dà maggiore vivacità al gioco di De Rossi e compagni, capaci di trovare il pareggio con Fazio, pronto a riprendere un errato disimpegno della retroguardia milanista. Il VAR cancella poi 2 gol, uno a Higuain per fuorigioco e l'altro a Nzonzi per un tocco con il braccio. Regolare invece nel 5° minuto di recupero il 2-1 di Cutrone, che regala a Gattuso i primi 3 punti stagionali e 2 settimane di serenità. Mezzanotte 14, ci fermiamo qui come sempre. L'informazione domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci, buonanotte.